Giorgio Agamben, mesi senza fine, note sulla politica. È un libro del 1996. Il libro di Agamben, è edito da Bollati Boringhieri. E trattandosi di un'elaborazione autentica, i suoi testi sono sempre attuali, benché noi siamo su altre piste. E quindi abbiamo riletto come un'occasione questo libro di 19 anni fa. Siccome le categorie del politico, i concetti del politico sono svuotati dall'interno per Giorgio Agamben, in questo libro, In mezzi senza fine, cerca dichiaratamente nuovi paradigmi del politico in esperienze che il discorso corrente non ritiene propriamente politiche. La vita naturale degli uomini, la zoè, lo stato di eccezione, il campo di concentramento, il rifugiato, il linguaggio, la sfera dei mezzi puri o dei gesti. La sua prospettiva è quella di un ripensamento di tutte le categorie della tradizione politica alla luce del rapporto tra potere sovrano e nuda vita. I testi raccolti in mezzi senza fine hanno quindi una ventina d'anni e la fenomenologia del potere che se ne ricava è ancora attuale, per quanto noi non la prendiamo come strutturale, ma come una impalcatura fantasmatica. Quindi alcuni processi si sono estremizzati, benché sembrassero già allora giunti all'estremo. La distinzione tra zoè e bios, tra la nuda vita e la vita politica, mette in evidenza uno svuotamento ancora più forte del politico e una nuda vita che ha spinto lo spoglio nel corpo stesso. Il mio potere, la tesi di Foucault che Agamben riprende, mostra la sua altra faccia, ossia che il regno è del tanato potere. Questa è la questione foucaultiana del mio potere. E così la società dello spettacolo integrato, ipotesi di Guy Debord, al quale è dedicato il libro, si salda nella lettura del destino dello Stato, che per Agamben diviene lo Stato spettacolare, integrale. Il resto sono sviluppi algebrici formulati da alcuni scriba del potere, come è il caso di Carl Schmitt, sommo giurista del nazismo. Agamben legge lo stato di eccezione, a cui ha dedicato un libro poi, che trova nella formulazione del sovrano, nel giurista del Führer, e lo estende in tutto il tempo come durata, al punto che staremo sopravvivendo in un eterno stato di eccezione, in un tempo che resta come stato di emergenza, un'eterna apocalisse. E così il campo di concentramento, in termini giuridici, mostra che il pianeta si realizza come un infinito campo di concentramento.
noi abbiamo questa tendenza rabelesiana all'iperbole, ma già notata 5 secoli prima per altri scrittori da parte di Mosè Maimonide. Non diciamo che non sia così, sarebbe tuttavia l'estensione del fantasma, non l'impero della vera logica di vita, l'unica che c'è. Noi che non abbiamo la questione del ripensamento di tutte le categorie della cultura, dell'arte e della scienza, perché ci troviamo, più che siamo, non nel ripensamento, ma nel viaggio linguistico in cui ciascun termine approda all'abduzione, a un'altra cifra, siamo interessati a leggere nell'infinito dettaglio i termini salienti della ricerca di Giorgio Agamben. Una costellazione densa e interessante, vita, diritto, popolo, campo, gesto, volto, lingua, stato, sovranità, sovrano, politica, esilio, esodo. Paragonare la lettura dello Stato del filosofo Giorgio Agamben con quella del giurista e psicanalista Pierre Legendre richiederebbe uno studio a sé, così come confrontare la teoria della sovranità in Agamben e in Francesco Maria Tedesco, o confrontare questa stessa teoria con il lavoro di Federico Sollazzo. Quindi accenniamo appena a una questione, quella del rapporto tra potere sovrano e nuda vita. Per Agamben il potere sovrano attuale, che lo si chiami post-capitalismo o ideologia tecnoscientifico-manageriale, ha svuotato di senso il bios, la vita politica dell'animale, per l'appunto politico, per cui questo animale viaggia da zoè a bios, e impera sulla nuda vita, sulla parte puramente animale. Zoon è il vivente dell'uomo, il che lo riduce a vivere in un campo come un rifugiato, senza diritto, senza lingua, senza volto, senza un gesto che possa dirsi originario e non pura ripetizione dell'identico protocollo della scimmia uomo. E sarebbe da riprendere tutta la colla che c'è nel termine protocollo come questione. Preda pure dell'evoluzionismo, questione che pare non interessare a Agamben, come l'animale politico, come l'animale razionale in quanto animale abbia delle questioni da analizzare rispetto appunto alla teoria dell'evoluzionismo per quanto riguarda le specie animali e per quanto riguarda l'uomo. La sovranità sarebbe una prerogativa della sua stessa incarnazione nel sovrano e conterrebbe l'enigmatica congiunzione della violenza e del diritto, quella che per Francesco Maria Tedesco è l'eccedenza sovrana. Il principio del potere, dei potenti nel governare gli impotenti, richiederebbe la soppressione del nome nel suo funzionamento e l'instaurazione del nome
e come suo corollario il sistema dicotomico o genealogico delle filiazioni sociali. Il potere è semmai un effetto del nome e non è causa. Causa a disposizione di un soggetto sovrano, diviso genealogicamente dai sudditi non sovrani. La fila dei sovrani, re, dittatori, guide, sorgono come significanti primi, come si dice numeri primi, senza lo zero, senza nome, senza padre. Quando il nome si instaura e il gesto non ha fini, la fila degli assassini crolla, si vanifica. Intendeva questo Franz Kafka quando diceva che lo scrittore è colui che salta fuori dalla fila degli assassini. Allora, come non c'è rapporto sessuale, secondo il celebre aforisma di Jacques Lacan, non c'è nessun altro rapporto che sia strutturale, logico e quindi che possa fare a meno della politica del fare e che si dia come ontologico, come legame sociale naturale anche. La questione dell'inoperosità in agambe è un escamotage della questione del fare, che non è posta. Non c'è rapporto tra potere sovrano e nuda vita perché entrambi sono fantasmi. Il potere sovrano contiene in sé anche il suo potere autodistruttivo. Gli omicidi in massa di Hitler hanno il contraltare nel suo suicidio. Quanto alla nuda vita, il nudo è un'altra faccia del travestimento sociale, è il falso nesso della vita come logica e industria della parola, che non ha nulla a che vedere con la lingua del Terzo Reich, la lingua nazificata. La vita vestita e travestita è quella del soggetto del totem e del tabù, che dopo l'uccisione dell'animale ne indossa la pelle e ne imita la voce. È la lingua dell'imitazione, la lingua del Terzo Reich. E tutti i codici linguistici a loro seguito. E il padre, da morto, morte reiterata poi con l'animale totemico, scrive Freud, diventa più potente che da vivo. Questa è la teologia politica negativa del potere. Il nome del padre, il nome dell'imperatore, il nome di Dio, impera in quanto morto e imperano come suoi geometrali i teurghi, gli operatori divini che non sono Dio, anche se può capitare che si prendano spesso per Dio. Il potere sovrano è il potere della morte, il potere di dare la morte. Qui risiede l'eccedenza come bestiale, come annota Francesco Maria Tedesco nel suo libro Eccedenza sovrana. E si esercita questo potere della morte in ogni dettaglio della vita. La microfisica del potere di Foucault a questo aspetto. Il risultato è la sopravvivenza, la mortificazione quotidiana, anche col fantasma della nuda vita. Tra l'altro, il discorso della morte c'è anche nella dialettica del possibile impiegata da Agamben. Il discorso del sovrano,
Lacan lo chiama il discorso del padrone, il discours du maître, uccide la nuda vita e la vestita vita. Anche le alte gerarchie del potere sovrano, gli scafandrati o più modestamente nati con la camicia, sono colpibili come gli ignudi. Il computo dei suicidi al vertice della piramide sociale è indistinguibile da quello della base, mentre si potrebbe distinguere tra la bottiglia di Laida e la bottiglia di Klein, cosa che non fa Agamben, che prende l'una per l'altra. Certo, la questione della potenza Agamben la trova già in Aristotele, nella cui logica non c'è lo zero nel transfinito. Lo zero venne portato dagli arabi, prendendo qualcosa per calco o per abduzione dall'India, dallo spazio vuoto tra i numeri della contabilità sociale, Shunya. C'è l'infinito potenziale o ideale che si realizza come impotenza, e per questo Aristotele lo evita in tutti i modi. Così in Agamben la teoria è quella di Paolo e del messianesimo che l'ha preceduto, e la politica è quella di Aristotele. C'è qualcosa di questo anche nell'ebreo ellenizzato Paolo, della teoria del possibile. La procedura del vivente diviene, per Agamben, innanzitutto possibilità di vita, sempre e innanzitutto potenza, appunto da parlare interrogativamente di vita della potenza, anche come potenza di pensare. Noi abbiamo già accennato come la sua realizzazione sia nell'impotenza di pensare. Occorre quindi mettere in discussione non solo le vecchie categorie e i vecchi concetti, non solo le categorie e i concetti di Agamben, ma le nozioni stesse di categoria e di concetto, anche il concetto di politica, già che questo agile e intenso opuscolo, che ha come sottotitolo Note sulla politica, dovrebbe precisare che si tratta ancora di una zooteopolitica, oltre che una teologia politica che viene precisata in altri testi del filosofo. Anche la politica di Agamben, con le sue parole, non ha saputo fare i conti con la scissione biopolitica dell'Occidente, e quindi non si può arrestare l'oscillazione tra i due poli scissi e porre fine alla guerra civile che divide i popoli e le città della terra. Questo si trova a pagina 34 del suo libro. Agamben pare immaginare e credere nella scissione fondamentale, che non è solo quella tra Zoe e Bios, tra popolo e, diciamo con la maiuscola, e popolo con la minuscola, tra potere sovrano e nuda vita, ma è anche quella tra amico e nemico, tra corpo e psiche, tra conscio e inconscio, tra l'ingegner Levi e il dottor Panvitz nel campo di sterminio. Occorre fare i conti con il primato del fallo, con il primato della gerarchia, il primato della generosia, quello che fa sì che la scrittura del filosofo Giorgio Agamben sia legittima e la nostra no.
Per fortuna, rispetto a Primo Levi, che non capiva l'assenza di sguardo di Panvitz nei suoi confronti, noi capiamo perché Agamben non si vede. La visio di cui si tratta, negata al filosofo, è data dall'assenza dell'impianto fallico. Se Agamben toglie l'interlocutore ignoto per vestirlo dei suoi irriconoscibili panni sociali, la cecità intellettuale è garantita dallo spesso acquario di cui parla Levi a proposito di Panvitz. Per quanto ci riguarda, non c'è più acquario che possa erigersi come ricordo di copertura. Sembra una citazione sibillina? In breve l'apologo è questo nel libro di Primo Levi, Se questo è un uomo. Panvitz è questo ingegnere chimico che deve decidere se impiega l'ingegner Primo Levi nel suo lavoro per il progetto di produrre delle materie plastiche nel campo di concentramento. Se Primo Levi è scelto, ha una chance di vivere, di proseguire. Se non viene scelto, perirà nel campo di concentramento come pressoché tutti. E guarda Panvitz, ma Panvitz non lo vede. E qui c'è questa immagine, questa metafora, questa allegoria. È come se tra loro due ci fosse uno spesso acquario. Primo Levi arriva a dire che se lui intendesse le ragioni di questo sguardo che non lo vede, di questo acquario che lo separa, avrebbe capito l'essenziale di questa macchina del potere. Quindi forse constata che non era ancora in condizione di leggerlo. E noi possiamo dire che i suoi libri sono questa elaborazione, sono questa lettura, che richiedeva ancora altre analisi. L'acquario, la massa, l'opacità, perché è un acquario che non lascia vedere, è la questione della colla, è la questione dell'incollatura, è la questione della saldatura tra il passo e il piede, che rende gli umani animali politici, che riduce la filosofia e la teologia e la psicanalisi a un antropologismo. E che cos'ha di particolare questo animale politico, animale razionale, che diventa il soggetto e quindi è il suddito, è il gettato sotto dei sovrani. Pare a leggere varia produzione socio-antropo-psico che non si possa fare a meno della nozione di soggetto.
Invece è il miglior cavallo di Troia. Dei presunti sovrani.